Comincio questo video chiedendovi solo una cosa. Ragazzi miei, amici miei, amiche mie, non fatevi domande sul mio conto. Non chiedetevi perché adesso alle 10:52 di notte, di sera, indossi questo cappello. Non chiedetevi perché ho il pigiama e sotto i jeans con la cinta. Non chiedetevi perché sono in queste condizioni, ecco, non mi fate domande. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio primo vlog. Adesso mi faccio una domanda e provo a rispondermi da solo. Perché sto facendo questo vlog? Boh. Sto facendo questo vlog perché domani, visto che vado in radio, perché come ho già detto nella mia pagina ufficiale, sto frequentando questo corso di speaker radiofonici che è veramente una figata, ragazzi, lo consiglio a tutti quanti. Mi hanno dato il permesso di fare delle riprese durante la mia diretta radiofonica e quindi io non resisto a queste cose. Ho detto ok, devo cominciare a fare un vlog epico. Poi devo vedermi con una mia amica, anzi, mia sorella. Che poi ne vedrete delle belle. Domani mattina suono la sveglia alle 7. Quindi vi prego, ragazzi, statevi vicini durante il risveglio perché sarà veramente un'ammazzata. Sì, non ce la farò. Amici miei, buongiorno. Queste, come potete vedere e ammirare con i vostri occhi, sono le mie condizioni alle 6:50 del mattino. Mia madre mi ha svegliato 10 minuti prima delle 7. Vi rendete conto? Questa è violazione della legge del mio sonno. Andiamo a fare colazione. Buongiorno mami, un bacino. Mamma è riservata, non vuole apparire su questi schermi. È ora di fare colazione. Ebbene sì, queste sono le cose che mi fanno stare bene durante la mattina. Un bel Nesquik caldo pronto sul tavolo. I fan di stelle! Certo, non è la giusta carica per svegliarsi, magari un caffè, però. Alla salute, gente. Dovete sapere che io ho un modo particolare per bere le cose, anche l'acqua. Non riesco a ingerirla tutta di colpo. Io la devo bere tipo con gli sciacqui. Non so se mi spiego così. È un difetto. Cazzo! Biscotte! Ecco, ci mancava, vedete? Io sono il coglione dell'anno 2014. Ha schizzato il latte sul pigiama. Perfetto. Purtroppo sto facendo un pensiero di voi. Penso agli amanti dei pandistelle che magari adesso si trovano a casa e non hanno neanche un biscotto per fare colazione. Questa mattina mi dichiaro fortunato come non so che cosa. Il problema è che stanno finendo questi biscotti, capite qual è il problema? Stanno finendo, non c'ho più. Guardate. Ma che cazzo. Oggi su di me non risparmio un dettaglio. Andiamo a lavarci i denti insieme. Ops. Scusate. Questo è il mio bagnetto. Il mio bagnetto. E adesso eseguirò la pulizia dei miei denti. Guardate, ecco. Vi rendete conto che apparecchiatura che uso? Voglio fare una sfida contro me stesso. Cercare di non farmi venire la bava da cani mentre mi lavo i denti. Capirai, stavo mettendo il dentifricio sullo spazzolino che ha il coperchio, con tutto il coperchio. E mi cade il pettine giustamente dentro la lavandina. 3, 2, 1, via! Bene ragazzi, adesso se permettete vado a diventare una persona decente. Vai. Così sono praticamente inguardabile. Sonno! Io nel fare queste cose sono un mago. Volete vedere nel giro di quanti secondi divento decente? Guardate,
E bravo Jason, sei diventato decente nel giro di un secondo. Ma vaffanculo, ma quanto sono idiota da 1 a 10, ragazzi miei. Comunque ecco il talking di oggi che dovrò portare lì in radio, che dovrò leggere con naturalezza. Bene amici miei, oggi ho un argomento molto bello su cui parlare. Vi do subito un indizio, si pratica con la tavola. È il surf. Beh, sì, è il mio sport preferito da quando sono piccolo, quindi come posso non portarlo? Ma prima di andare in radio io devo portare mio fratello a scuola. Comunque decente, un complimentone decente. Accettabile, dai. Ciao. Saluta. Risaluta. Ciao. Risaluta. Ciao. Come potete vedere, io sto camminando senza guardare le scale, quindi questa qua è una grande impresa, ecco. Sempre se non mi addobbo, almeno ve l'avete il video registrato di me che cado, oddio, e muoio. Devo portare io lo zaino, giustamente, perché sì. Ah, una bella cosa, sono sceso senza chiavi della macchina, e vai! Fai un po' vedere cosa mi faresti? Questi sulla testa. Sembrava dalla prospettiva però che mi stessi prendendo in testa. Prese? Sì. Ok. Grazie. Let's go. E voi, vi rendete conto in mezzo a che cazzo di coda sto alle 7:47 del mattino? C'è una fila che arriva praticamente a Milano, parte da qua e arriva al Duomo. La cosa brutta della mattina non è alzarsi presto, uscire con il freddo, no, è uscire senza benzina! Guardate, ho il contatore a terra! Cazzo! Rischiamo di rimanere per strada qua, cazzo! Dopo che racconta mia madre? Boh. E vabbè. Nano, nano, apri piano. Nano, nano, batti il palmo. Finalmente sono arrivato. Non chiedetevi io come abbia fatto a trovare parcheggio. Mi sto dirigendo verso la stazione, ovvero la metro, perché purtroppo lì non si può andare con la macchina, perché ora che trovi parcheggio, le zone ZTL, il traffico e tutto, arrivo in radio alle 2 di stanotte. C'è parecchia gente che mi sta guardando strana, prendono per pazzo, sono pazzo. Fa un freddo tacchino, sto congelando, ho le mani gelide, ve lo giuro, mi dovreste vedere come sto messo, io che passeggio con questa videocamera col cavallettino piccolo in mano. Sono appena arrivato a Ottaviano. Oh, mamma mia. Sono di un ritardo incredibile, perché alle 10 devo stare lì. La gente che continua a guardarmi male, non so che domande si stia facendo su di me, però vabbè. Mi hanno detto, al terzo semaforo incrocerai magicamente Viale Mazzini. Sto correndo come un addannato, è tardissimo, sono le 10:05. Bingo, ragazzi, finalmente sono arrivato quasi al 119. Eccomi, eccomi arrivato. Allora, siamo in radio adesso, stiamo studiando i talking radiofonici. Ciao! C'è anche lui. Salve. Salve. Lui è molto professionale. Voi che argomento avete portato oggi? Ciao, le 5 cose da non dire mai a una donna. Incredibile. E invece tu che hai portato? X Factor, visto che ormai ogni giovedì... Tu sei molto critica, vero? Sì, sono molto polemica. Ah, io ho portato il surf. Tu che hai portato invece? Ho parlato del film di Ficarra e Picone. Ah, Ficarra e Picone, quello deve uscire. E tu invece presentati. Una curiosità, sono Andrea, ho portato una notizia su un pub che fa gli sconti per soli caldi in Giappone. Lui è Dino, speaker. Ciao, ciao a tutti. Lui è speaker ufficiale di... M2O. Ci ho pensato, non mi ricordo. Ci ho pensato. Lui è il mio prof preferito, lo adoro, glu 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 è il tacchino. Presenta il tuo canale, dai, il tuo programma, no. Non ti fai pubblicità, no? Allora, non è che sono il suo prof preferito, sono l'unico prof. Lui è l'unico prof. L'unico prof. Quindi imparate da lui. Da lunedì al venerdì dalle 5 alle 6 di pomeriggio contro Tendenze e il sabato mattina con dalle 10 a mezzogiorno, ok? Sono sulla postazione. Sì. Quindi aspetta, ricapitolando, adesso io devo fare il disannuncio praticamente. Sì. Devo fare il disannuncio e poi... TikTok. Ah, che parlo, ok. E quando finisco ti faccio così. Esatto.
Perfetto. Di Big Disco Ball qui su radiospeaker.it, Josh Woodward. Bene ragazzi, entriamo in un clima abbastanza caldo, perché io sono un amante dell'estate, un amante proprio delle magliette a maniche corte, pantaloncini corti, ciabatte, spiaggia, tutte queste cose qua. Oggi è un argomento molto bello su cui parlare, anzi vi do subito un indizio: si pratica con la tavola da surf. Voglio entrare, no aspetta, stoppa, Dino. Stop. Allora, sei partito molto bene. Sì, mi sono impicciato perché... No, aspetta, la cosa dello skate non è che devi dirla per forza perché l'hai scritta. Vai direttamente, leva i fronzoli, non dire dello skate, vai alla tavola da surf. Ah, ok. E di quello che hai da dire sul surf. Ok, va bene? Ok, mi raccomando, eh? Riparto. E questo era il disco di Josh Woodward, Big Disco Ball si chiama, bellissima canzone che adoro parecchio, l'ascolto spesso quando sono a casa. Ok amici miei, oggi è un argomento molto bello su cui parlare, anzi vi do subito un indizio: si pratica con la tavola. TikTok, TikTok, è il surf. Penso che non ci sia la cosa più bella che avere le onde sotto di te che ti trasportano come se fossi su un autobus. Certo, è una metafora un po' stupida, ma comunque vi do la garanzia che una volta che entrate a far parte di questo mondo, dico così perché vi giuro, vi si apre un mondo, non ne uscirete più. Io ad esempio guardo spesso i video di un surfista che penso conosciate un po' tutti quanti, Kelly Slater. Lui è il campione mondiale di questo sport, dovreste vedere che cosa fa su quella tavola. Salti a 360 gradi, piroette, sembra un ballerino, Clady. E purtroppo, sottolineo, e purtroppo non ho avuto ancora la fortuna di andare in un posto con onde alte dove provare l'adrenalina vera. Ma ragazzi miei, sul fatto che prima o poi ci andrò, vi do un consiglio: non mettete la mano sul fuoco. Radiospeaker.it, la tua radio. Buongiorno a tutti da Nicola, siamo su Radio Speaker e questi erano i Non C'è Scritto. Bellissimo, bellissimo. Adoro, bellissimo. Cerca vite stranger. Buongiorno a tutti da Nicola, siamo su Radio Speaker, questi erano i Circa Vite con Stranger. Sono le 12.42, oggi parliamo di cinema, nello specifico dell'ultimo episodio della trilogia dello Hobbit, che uscirà mercoledì 17 dicembre in tutti i cinema d'Italia. Questo film dovrebbe essere molto molto bello da quello che descrivono e da come lo pubblicizzano, soprattutto visto anche i primi due episodi che sono già usciti, che hanno fatto dei record di incassi impressionanti. Il regista Peter Jackson ha fatto anche un'altra trilogia, Il Signore degli Anelli. E sempre film record di incassi, quindi vi consiglio di andare al cinema, io ci andrò. Ci vediamo mercoledì 17 dicembre, vi consiglio di prenotare i biglietti qualche giorno prima, perché se i film saranno come se il film sarà bello come quegli altri, e speriamo che sia così, ci sarà una bella fila al cinema. Poi, un'altra notizia, una curiosità: sapete dove sono stati girati questi film? Sono stati girati in Nuova Zelanda, dei paesaggi stupendi, come potete vedere dal film. Tra l'altro ci sono dei biglietti in offerta con una compagnia molto interessante, ve lo diciamo dopo la canzone. Appena finito, è stata una giornata, una mattinata abbastanza stancante, però dai, come avete visto Dino Brown mi ha dato la giusta carica. Adesso è ora di andare a riprendere my brother a scuola, perché è lunedì 10, e poi stasera devo fare quell'uscita al centro commerciale. Le cose brutte di quando torni sono queste: la macchina è incastrata tra un camion e un'altra macchina. Bene. Oh raga, non potete capire, ce l'ho fatta innanzitutto uscire, e questa è una grande cosa. Poi avete visto la macchina che avevo dietro, quella bianca, no? Vedeva che facevo tutte manovre per cercare di uscire, mica se è montata in macchina per spostarsi un po' indietro, per darmi una mano. Cioè, dico, veramente. Sono arrivato davanti scuola circa con un quarto d'ora di ritardo. Anzi, più che altro è un miracolo. Un miracolo! Ecco, lo vedo. È lui, sta prendendo lo zaino. Si avvicina alla macchina. Sempre di più, sempre di più. Leviamo la sigla. Eccolo, è lui. Ciao. Ciao. Cos'è questo saluto morto? Cattivo. Ciao. Ciao. Dammi un bacio. Sono no, non aspetto. Dammi un bacio. Hai 2 secondi, se no ti lascio qua. Parto con le portiere aperte. Come è andata a scuola?
Bene. Bene? Sì. A posto? Sì, sì. Hai fame? Abbastanza. Se adesso ti dicessi che non andiamo a casa a mangiare? Ti sparo un colpo nella testa. L'amore tra fratelli c'è. Meritato cibo. Sto pranzando alle 2.57. La troppa ora di cena. Oggi tutti orari svalvolati. Bah, che dambre. Ragazzi, eccola la mia sorellina, è da questa mattina che ve ne sto parlando, lei è Claudia, presentati. Ciao. Di chi sei, quanti anni hai, di dove sei? Ok, sei il grande fratello. Sì, il grande fratello, è una specie di questionario. Lei è Claudia, ha 25 anni, come sei tipo... Ti faccio fare bella figura! 25 anni, bella figura? 25 anni, ma nel senso che ne dimostri di meno. No? Dammi un bacetto. Aspetta, inquadriamo da vicino un bacetto. Dove stiamo andando? Andiamo a Roma perché mi servono un paio di jeans. Servono un paio di jeans, sono mesi che mi rompi i coglioni. Andiamo a Roma, ti prego accompagnami. Io non posso, eh. Però stasera ho detto ok, dopo questa mega giornata che avete visto, ho deciso, l'accompagno a Roma, andiamo. Non si stai camminando così. Ecco perché la gente ti guarda. La gente mi guarda male per questo motivo. Comunque stiamo entrando adesso a Roma. Perché lei si deve vedere questo paio di jeans. Paio di jeans. Continua a capire, a domandarmi da questa mattina. Prendendo le scale sbagliate. Infatti. Questa mattina mi stavo anche per addobbare sulle scale, ti ho detto tutto. Io continuo continuo a domandarmi da questa mattina la gente che cosa si chiederà sul mio conto, che cosa si starà domandando su di me. Perché mi guardano tutti come se fossi un alieno. Però che c'è? Mi spieghi che c'è di male nel tenere una videocamera così davanti a tutti quanti? No, perché la gente, cioè, non sa o non fanno, cioè non tutti fanno vlog, non tutti stanno su YouTube. La gente non capisce che cosa è questo. Non tutti stanno su YouTube, specialmente le persone un po' più anziane che non sono neanche su internet. La gente non sa che questo è il canale di Jason Joe. Quindi è anche normale. Infatti, ecco, si stava aggregando anche la signora. Vuole entrare. Signora, prego. Vieni con noi. Infatti. Allora, mi dici prima di tutto che negozio vuoi andare? H&M, andiamo, va. H&M. Mia sorella si sta provando i pantaloni. Sorella? Ma sei caduta dentro qualche cosa? Ti vengo a dare una mano se vuoi. Sia mai. Ok, mi serve una taglia più grande. Sì? Sì, non si chiudono. Beh, non stai male, eh? Sì, ma non si chiudono. Davanti non si chiudono. Che taglia è questa? La 38. La 38, quindi devi prendere una 40. Sì. Poi dicono che noi uomini non siamo capaci di scegliere le cose, i vestiti. Ti ho consigliato la 27-32 e te no, mi sta male, è troppo, come dicevi, è troppo corta. Mi stanno stretti, invece. I'm a genius. Ammetti che sono un genio per una volta. Ammettilo. Quindi ragazzi, per i vestiti contate su di me qualunque cosa, perché per una volta la maschilità ha avuto ragione. Salutiamo il di dietro. Si stanno comunicando fra queste due cabine. È originale questa parlata fra due cabine, eh? Che porta il pavigliano, scusa? Meglio del telefono. Meglio del telefono. Vero? Ammazza. Nel frattempo mi ammollano i pantaloni, una stampella. Se vuoi montare anche in braccio. No, non ancora. Troppo, ragazze, è arrivato Jason Joe. Introduciamo dopo la compera. Si è presa questi jeans da 10 euro da H&M. No, vabbè, abbiamo fatto pure pubblicità. No, tutti da H&M. Adesso deve fare una mega sorpresa, ragazzo. Tanto uscirà prima che, cioè, dopo la sorpresa, quindi puoi dirlo. E siamo per comprare al suo caro Edoardo un bel cuore di gomma. Sì, un cuore, un palloncino di gomma.
palloncini. Perché i palloncini sono... Alza la voce, se non ti sentono. I palloncini sono carini quanti carlini. Ah, ecco, a lei piacciono i carlini, ragazzi. Apriamo un sondaggio nel mio canale. A quante persone piacciono i carlini? Lei si sente a disagio per girare con... cioè, sì, per girare con questo... a girare con questo... perché dico per girare? Ma che italiano è? No. Per girare con questo cuore, no, a girare. A girare. Ti confondo anche a te. Sì, no, senti, io ho 8 in grammatica, non puoi confondermi. Che ho fatto? No, è il mio amore che mi finisce in faccia e mi colpisce. GameStop! Basta, il naso! Sì, si tocca il naso a GameStop, capirai? Il suo mondo di quanto sei rimasta delusa da questa... notizia che ancora non sanno la data di uscita di Call of Duty. Call of Duty è uscito? Metal Gear. Mamma mia, la stessa cosa, verso dai. Verso febbraio, verso marzo, però non si sa. E Dio buono, io lo vorrei comprare. Beh, è bello, no? Phantom Pain? Sì, però non è bella l'attesa. Fa male, ma non è bella. Ma io so tipo che è da un anno che stanno aspettando l'attesa, o sbaglio? Ma non si sa quando esce sto gioco. Ci sta Kojima che ci sta a tenere sulle spine. Maledetto. Fai una faccia brutta. No, perché sono carina. Fai una faccia brutta. È un obbligo, un obbligo. È una faccia brutta questa. Le facce brutte sono queste. Non lo fare adesso. E quando? Dove usciamo, scusa? Dobbiamo uscire. Senti, dove? Saluta tutti quanti i miei amici di Facebook, di YouTube e del mondo. Ciao, YouTube. Ebbene sì, ragazzi, spero con tutto il cuore che vi siate fatti una sana cultura di come è passare una giornata con il sottoscritto. Spero vi sia piaciuto questo mio primissimo vlog. Se volete potete tranquillamente iscrivervi al canale e anche condividere il video, e se volete anche rilasciare un piccolo mi piace alla mia pagina Facebook che sta qui sotto. Per il resto, grazie a tutti quelli che mi seguono, anche a quelli che non mi seguono, vi voglio bene e al prossimo video, vlog, qualunque cosa sia. Ciao!